Ecco la prima slide, il tema psicologia e progetto post-Covid. Friday for Future lo conoscete, riguarda il clima. Saturday for Future lo capirete man mano che andrò avanti. Quindi clima, economia, psicologia. Partiamo con questa slide. Voi vedete il mondo deformato. È deformato in che modo? Sono state prese le ricchezze e la superficie degli stati è stata ampliata a secondo delle ricchezze o ristretta. Voi vedete che abbiamo un mondo tutto gonfio di ricchezze economiche al nord e al sud tutto rimpicciolito. Cioè abbiamo un mondo che potremmo dire idrocefalo, con una testa enorme ma che viene usata male perché ha delle gambe piccolissime, delle braccia piccolissime, del corpo piccolissimo che sfrutta e che non coltiva. Bene, la solita tazza che trovate in ogni seminario, saranno abbastanza toste le cose che questa sera mi troverò a dire, quindi è importante che cerchiate di svuotare la tazza, altrimenti non entra niente. E poi, se riuscite a svuotare un po' la vostra tazza e a ricevere quello che man mano dirò, poi ci penserete e vedrete cosa farne. Parto con una frase di Bergoglio, che è molto significativa se prendiamo questo mappamondo deformato. Pensavamo di poter vivere sani in un mondo malato. Com'è possibile vivere sani in un mondo malato? Non è possibile. Andiamo avanti. Amartya Sen, Nobel per l'economia nel 98, ci dice che l'homo economicus, quello di cui parla Bergoglio, è un folle razionale che produce un idiota sociale pesantissimo, questo economista indiano. Ma oltre, prendiamo Edgar Morin, nel 2020 ci dice abbiamo noi nel mondo occidentale, nel primo mondo, un sistema di conoscenze che ci rende ciechi. Pesantissimo anche Morin. Ed ecco un terzo personaggio, Ivan Illich, che ci dice il genere umano è in prigione per l'iperindustrializzazione e per l'ipertecnologizzazione, è prigioniero della sua idea di sviluppo, l'iperindustrializzazione, l'ipertecnologizzazione. E allora, guardate questa scena, qui siamo in Africa, quel folle razionale, quell'idiota sociale, quel sistema di conoscenze che ci rende ciechi, questa prigionia per l'iperindustrializzazione e l'ipertecnologizzazione si basa sullo sfruttamento di tutto il terzo mondo. Quando io ho fatto una delle mie lauree, che una delle mie lauree è in scienze politiche, specializzazione in economia politica, in politica economica, io ero stato molto colpito da queste due parole che si studiano in economia, le diseconomie esterne e i grandi monopoli. Cosa sono le diseconomie esterne? E quando io produco delle cose, quante cose stiamo producendo, abbiamo prodotto, produrremo, ma senza chiederci quali sono gli effetti collaterali all'esterno. Ad esempio aziende che inquinano, aziende che deforestano, aziende che vanno in Africa e tolgono la gente dalla loro economia, del villaggio, e fanno grandi piantagioni immense, diseconomie esterne. Sono tutti gli effetti collaterali negativi che creiamo col nostro modo di produrre, di fare, di pensare l'economia. Ma si comincia a parlarne ora, ma da quando io ho fatto la mia facoltà e la mia specializzazione in politica economica,
le diseconomie esterne sono state dimenticate e i grandi monopoli. Cioè, si diceva, studiando economia, che uno degli enormi problemi è quando si accentra il potere economico, si accentra, e noi vediamo qual è l'effetto oggi. Le grandi multinazionali che dominano l'agricoltura, che dominano la tecnologia, che dominano la scienza, e anche qui questi grandi monopoli non siamo riusciti a controllarli. Oggi stiamo cercando di capire come fare a controllare i grandi monopoli, ma è un problema enorme che porta a quella follia razionale, a quell'idiozia sociale, a quel sistema di conoscenze che ci rende ciechi. E guardiamo un po' qual è stato il cammino per arrivare a questo punto in cui col Covid ci chiediamo che cosa abbiamo sbagliato. 12.000 anni fa, voi sapete che l'Homo sapiens ha 200.000 anni, quindi ha vissuto circa 190.000 anni, 188.000 anni, raccogliendo, andando a caccia, soprattutto raccogliendo, 12.000 anni fa. Quindi la stragrande maggioranza della nostra vita è stata di raccolta e caccia. 12.000 anni fa arriva un qualcosa di nuovo, cioè il clima si stabilizza ed ecco che inventiamo l'agricoltura. Quali sono stati gli effetti collaterali che vediamo ancora oggi? L'effetto collaterale dell'agricoltura è stato il maschilismo, la gerarchizzazione, l'emarginazione della donna, e ce l'abbiamo, sono 12.000 anni che tutto questo avviene, e da allora ecco che la popolazione con lo sviluppo dell'agricoltura ha continuato a crescere, oggi siamo quasi 8 miliardi e guardate l'agricoltura intensiva, i pesticidi e così via, effetti collaterali del cosiddetto progresso. Facciamo un salto, 1700, macchina a vapore, le fabbriche, gli schiavi. Voi sapete cosa voleva dire essere in fabbrica nel 1700, essere nelle grandi piantagioni nel 1700, la schiavitù, l'uomo ridotto a macchina, ridotto a schiavo, prima rivoluzione industriale, no? Noi siamo il frutto di tutto questo, effetti collaterali, si perde la dignità umana. L'uomo non è più una persona, ma uno strumento di produzione. E ce l'abbiamo ancora oggi. 1870, seconda rivoluzione industriale, l'invenzione della luce, della chimica, effetti collaterali, l'inquinamento, col quale stiamo facendo i conti. 1884, conferenza di Berlino, e inizia con gli stati occidentali si dividono l'Africa e cominciano a distruggere l'economia africana, la cultura africana. E cosa succede oggi? Succede che l'Africa, il terzo mondo, guarda a noi attraverso i mass media, attraverso internet, e vuole essere come noi, senza rendersi conto di tutti gli effetti collaterali. Un effetto collaterale, voi sapete quanto il cancro ha fatto passi avanti nella nostra società, e oggi con la prevenzione riusciamo a controllare nel nostro primo mondo circa la metà dei tumori. Bene, cosa sta succedendo ora nel terzo mondo, che sta guardando a noi, che vuole diventare come noi, sta crescendo enormemente il cancro. Il nostro stile di vita, lo stress, no? che caratterizza il nostro stile di vita, ecco che il cancro sta crescendo enormemente nel terzo mondo. E non avendo loro i sistemi di prevenzione, di controllo, le macchine, sta crescendo enormemente. Gli effetti collaterali del colonialismo e ora del desiderio di imitarci. 1945, bomba atomica. Enorme capacità distruttiva, effetti collaterali. Sappiamo oggi che
i paesi che hanno la bomba atomica hanno in mano la capacità di distruggere il mondo. L'antropocene, cioè l'uomo per la prima volta ha in mano i destini del mondo. 1970, computer, rapidizzazione. La nostra vita diventa sempre più rapida e lo stress aumenta. 1989, cade il muro di Berlino, globalizzazione. E con la globalizzazione abbiamo visto che si è fermato l'ascensore sociale. Cominciano da allora fino ad oggi a crescere, a concentrarsi le ricchezze in pochi, e oggi 2020, oggi siamo nel 2021, ma già nell'anno scorso, ecco che i 5G hanno cominciato a muoversi ed è finita anche la privacy. Voi sapete che chiunque si colleghi a internet, chiunque abbia uno smartphone, sa che la sua privacy è finita. 8 tappe che fanno dire ad Amartya Sen, a Edgar Morin, a Ivan Illich, un percorso che crea un folle razionale, un idiota sociale, un sistema di conoscenze che ci rende ciechi. E arriva il virus. Vediamo Osho cosa dice. La pazzia, voi capite che con queste 8 tappe vi ho descritto un percorso di pazzia, con un apparente benessere. Oggi siamo molto più comodi, ma molto più stressati, molto meno felici. La pazzia è così normale che non essere pazzi sembra anormale. Allora la grande domanda a cui cercherò di dare delle risposte questa sera è: che fare? E voglio partire da 4 leggi fondamentali, capendo le quali possiamo renderci conto di cosa ci aspetta e che cosa possiamo fare. Primo, la prima legge, la fine della centralità dell'uomo, Copernico, Galileo, Darwin, vedremo e approfondiremo fra poco. Seconda legge, l'entropia, la conosciamo dal 1864, ma oggi sta crescendo enormemente, la vediamo fra poco. Terza legge, la coazione a ripetere, il bisogno di Eros e la compresenza di Thanatos, 1920, Freud, e la vediamo fra poco. Quarta legge, il principio di indeterminazione, qui vedete la formula fondamentale del principio di indeterminazione, Heisenberg, 1925. Ma vediamo queste 4 leggi fondamentali che ci spiegano tantissime cose e ci mostrano il futuro. Primo, fine della centralità dell'uomo. Scopriamo che tutto è correlato. Pensavamo, fino a Copernico, fino a Galileo, fino a Darwin, di essere i padroni del mondo, di essere gli eletti, di essere quelli simili a Dio, no? La pandemia ci dice che in realtà tutti siamo correlati e quello che succede da una parte è collegato all'altra. Quello che succede a me, la mia, dipende dalla relazione con te. Tutto il mondo è correlato. Io vi ho scritto lì pandemia e sindemia. Siamo tutti correlati. Questa parola, sindemia, la propone il direttore di Lancet. Lancet è la rivista al quale tutto il mondo medico fa riferimento, dove vengono messe tutte le ricerche per permettere a tutti di controllarle. Il direttore di Lancet dice: non dobbiamo parlare di pandemia, ma di sindemia. Pan vuol dire che riguarda tutti, va bene, ma se io dico sindemia, sottolineo molto di più il sin, cioè siamo tutti collegati. Pandemia è che tocca tutti, va bene, tocca tutti. Quando faremo il vaccino poi ricominceremo a fare come prima. No, ci dice il direttore di Lancet. Parliamo di sindemia, perché quando sarà passata la pandemia, se non avremo capito che siamo tutti collegati, continueremo a fare gli enormi errori
di cui vi ho parlato in quelle 8 tappe dall'agricoltura fino ad, dall'invenzione dell'agricoltura fino ad oggi. Seconda legge, entropia, è la seconda legge della termodinamica. La prima legge la conoscete tutti, nulla si crea, nulla si distrugge, ma la seconda è molto meno nota, in realtà è fondamentale per capire una caratteristica fondamentale dell'universo. Cos'è l'entropia? Il principio della seconda legge della termodinamica ci dice che tutto il mondo è fatto di energia e quando io utilizzo l'energia c'è qualcosa che si perde. Nel momento in cui, un esempio molto semplice, nel momento in cui io faccio un fuoco, mi scaldo, produco energia, ma poi rimane la cenere. C'è qualcosa che non verrà mai più recuperato, che non diventerà più legno. No? E capite che se tutto l'utilizzo dell'energia produce qualcosa che non si recupera più, la seconda legge della termodinamica ci dice che tutto il mondo finirà, perché finirà l'energia, tutto l'universo finirà. Il nostro compito è di capire questo e di capire se i nostri comportamenti stanno velocizzando l'entropia della nostra terra, della nostra vita, o la stanno consumando in maniera umanamente accettabile. Cioè, se ci rendiamo conto che siamo tutti collegati, sindemia. Ma guardate un po'. Voi sapete cos'è l'Earth Overshot Day? Forse ricordate meglio l'impronta ecologica. Cioè, in questo consumo di energia, è chiaro che noi consumiamo l'energia della Terra, fermiamoci alla Terra, ma potremmo andare avanti con l'universo, ma è la Terra che ci riguarda, riguarda la nostra vita. Bene. Fino al 1971, quindi da 200.000 anni c'è l'Homo sapiens, e fino al 1971 il consumo della terra era solo di 21 dicembre, 31 dicembre, 10 giorni, cioè la terra non riusciva a recuperare, non ce la poteva fare a recuperare 10 giorni della nostra, del nostro consumo annuale di tutta la popolazione della Terra. Questo è molto interessante perché significava che stavamo consumando la Terra, ma abbastanza lentamente, voglio dire, in 200.000 anni, 10 giorni, potevamo stare tranquilli, no? Ma guardate un po', il 29 luglio del 2019 avevamo finito di consumare tutta l'energia che la Terra poteva. Quindi tutto ciò che abbiamo consumato l'anno scorso, fino al 29 luglio, l'anno scorso, due anni fa, nel 2019, la Terra riusciva a recuperarlo il 29 luglio. Dal 30 luglio fino al 31 dicembre tutto quello che abbiamo consumato la Terra non lo recupera mai più. Cioè voleva dire che ci volevano quasi due terre. Una terra... No. Guardate cosa succede nel 2020, una cosa splendida. La Terra recupera. Nel 2020 abbiamo avuto il Covid. Ci siamo fermati, le macchine si sono fermate, le aziende si sono fermate, tutti a casa, una vita super controllata, la paura del Covid. Abbiamo recuperato quasi un mese, cioè il Covid ci ha detto che noi possiamo rallentare l'entropia, possiamo rallentare il consumo di terra,
il consumo dell'energia della nostra terra. Ma cosa faremo dopo che il Covid sarà finito? In un anno abbiamo recuperato un mese. Pensate che in 200.000 anni abbiamo semplicemente consumato 10 giorni. Splendido. Nel 2019 eravamo già quasi a metà anno. Nel 2020 abbiamo recuperato un mese. Vedete che è possibile recuperare, è possibile far fronte al problema climatico, è possibile far fronte ad un'economia e inventare un'economia nuova che rallenti l'entropia. Le previsioni sono che se non rallentiamo, nel 2050 saremo al 30 giugno, cioè significa che nel 2050 avremo bisogno di 2 terre, ma ne abbiamo una sola. E quindi avremo degli enormi problemi. Cosa significa? Quando non c'è più spazio, non ci sono più risorse, non c'è più energia, i pericoli di guerra sono enormi. Già oggi il mondo occidentale, per sostenere il nostro stile di vita, ha in ballo circa 40 guerre nel terzo mondo. Non se ne parla, ma sono 40 focolai di guerre per garantire a noi il nostro stile di vita, le nostre materie prime. Vedete che c'è un mare da fare e vedremo cosa è possibile fare. Terza legge, Freud. Freud nel 1920, ecco che parla della coazione a ripetere, di Eros e Thanatos, e ci dice che ogni essere vivente tende a ritornare all'inorganico, ognuno a modo proprio. Cioè, in questo gioco fra Eros, che è la spinta ad unire, sindemia, no? E Thanatos, che è la spinta invece a distruggere, a prevalere, come stiamo facendo noi del primo mondo col terzo mondo, bene, a vincere è Thanatos. Perché ogni essere vivente, ci dice Freud, tende a ritornare all'inorganico. Cioè, e voi direte, ma no, io non voglio ritornare all'inorganico, io sento la spinta a vivere. Sì, Freud aggiunge, ognuno a modo proprio. È chiaro che nel momento in cui noi, se continuassimo a erodere le energie e le risorse della Terra, è chiaro che ognuno a modo proprio vuol dire che chi è più forte e chi è più potente a modo proprio cerca di schiacciare gli altri e di sfruttarli per rallentare la propria morte. Allora Freud ci dice, invece di chiederti perché ti capitano sempre le stesse cose, cioè invece di chiederti tutto questo, chiediti perché scegli sempre gli stessi percorsi. Il rischio che abbiamo oggi è quello di continuare a ripetere i meccanismi economici e sociali, poi arriva una sindemia e ci prendiamo, caschiamo, e poi ci rialziamo, arriva le vaccinazioni e ripetiamo gli stessi errori. No? Questo è il grande problema che abbiamo e che cercherò di aiutarvi a capire e a superare, se possibile, a darvi delle indicazioni. E questo è Freud. Freud ci dice, in questo gioco fra Eros e Thanatos, è Thanatos che vince, ed è molto in sintonia con la quantistica, con la cosmologia, Heisenberg e la quantistica. Nel 25, principio di indeterminazione, Heisenberg ci dice, noi non siamo in grado di vedere tutte le variabili. Ecco dov'è il nocciolo di quel folle razionale, di quell'idiota sociale, di quel sistema di conoscenze che ci rende ciechi. La quantistica ci dice, col principio di indeterminazione, il limite che noi abbiamo, il limite delle nostre conoscenze, è che non riusciamo a vedere tutte le variabili. Per cui tutto quello che ci dice la scienza ha un grande neo, e ce lo dice la quantistica,
noi corriamo continuamente il rischio di costruire, di muoverci dentro un sistema di conoscenze che ci rende ciechi, perché non riusciamo a vedere variabili importanti. E credo che le 8 tappe, dall'agricoltura fino ai 5G di oggi, le 8 tappe che vi ho illustrato, ci dicano come siamo cresciuti pensando di progredire, pensando che ci fosse progresso, che ci fosse crescita, ma in realtà abbiamo fatto una serie di errori, e se non ce ne rendiamo conto continueremo a ripeterli, come ci diceva poco fa Freud. Errori, cadiamo perché ci arrivano addosso, ci rialziamo, inventiamo qualcosa per rialzarci e ripetiamo gli stessi errori. Bene, che fare? Questa è l'enorme domanda. Capite che è una responsabilità enorme cercare di rispondere a questa domanda, ma abbiamo alcuni elementi. Ecco una prima risposta, l'equazione di Yoichi Kaya. Qui vedete una formula, non spaventatevi, adesso ve la spiegherò e sarà tutto molto più chiaro. Cosa ci dice Kaya, l'equazione di Kaya? La vedete qua in piccolino. F significa inquinamento, e qui abbiamo l'entropia, l'equazione ripetere, il principio di indeterminazione. L'inquinamento, cioè il rovinare la nostra casa, dipende da tre fattori: dalla popolazione, dall'agricoltura, siamo cresciuti enormemente, siamo stati capaci di produrre molto per mangiare, è cresciuto molto il reddito pro capite, e abbiamo cercato di far crescere anche l'efficienza energetica. Vediamo la popolazione. Beh, la stabilità della popolazione è legata al 2,2 figli a coppia. La Cina ha cercato di controllare la sua popolazione, non ce l'ha fatta, è fallito. Cioè il controllo malthusiano, cioè dire no, non fate figli, solo uno, no, non funziona. Ciò che noi sappiamo è che se noi aumentiamo il benessere complessivo, ma attenzione, non il benessere economico, dobbiamo pensare a un benessere molto più complesso, che ora vedremo, e se aumentiamo l'istruzione femminile, bene, quel 2,2 lo raggiungiamo, perché abbiamo messo, e guardate in 12.000 anni la storia della donna, da pochissimi anni, e ce ne vorrà di tempo nel nostro primo mondo, nel terzo mondo è un disastro l'istruzione femminile, no? Le donne, se noi diamo a tutti la possibilità di conoscere, ai maschi e alle femmine, se noi aumentiamo il benessere, ma non il benessere economico soltanto, perché abbiamo visto che le 8 tappe si sono illuse di creare benessere attraverso il benessere economico, ma il benessere non ha soltanto l'economia, ha ben altro. Ecco che la popolazione, noi possiamo crescere in maniera equilibrata soltanto se facciamo crescere il benessere complessivo, cioè una concezione del benessere molto diversa da quella che abbiamo nel primo mondo, e se lavoriamo alla parità, alla pari dignità della donna. Secondo elemento, vedete, F uguale PI, popolazione, più GE, che è il reddito pro capite. Nel mondo c'è un eccesso di crescita materiale e un difetto di crescita dematerializzata. Ecco, comincia ad esserci un vocabolo nuovo, dematerializzare. Abbiamo bisogno di dematerializzare l'economia. Cosa significa? Guardate, ci aiuta a capirlo la ciambella di
Kate Raworth, che è un economista inglese, ci dice: lo spazio sicuro e giusto per l'umanità ha due facce. In alto ha un limite ecologico, c'è un eccesso di crescita che ci ha fatto rompere il limite ecologico, c'è un eccesso di inquinamento, un'entropia galoppante. L'entropia, che in 200.000 anni aveva solo consumato 10 giorni, oggi siamo quasi a metà anno, abbiamo bisogno di quasi due terre. E questo non funziona, perché se andiamo avanti così, prima o poi ci sarà qualcuno più potente. Voi sapete che le 40 guerre che ci sono nel terzo mondo, le 40 situazioni di guerra che ci sono nel terzo mondo, sono fatti con le armi nostre. Cioè, nel terzo mondo non ci sono fabbriche di armi, le fabbriche di armi sono nel primo mondo, siamo noi che alimentiamo le guerre con le nostre armi, vendendole e portandole nel terzo mondo per controllare il terzo mondo. C'è un difetto, quindi c'è un'esasperazione di crescita sbagliata, cambiamento climatico, riduzione dello strato dell'ozono, un inquinamento dell'aria, perdita di biodiversità, allargate questa ciambella che è splendida, lo spreco dei terreni, l'acqua, eccetera. E poi c'è un limite biosociale, una base sociale che noi non sviluppiamo. Quindi abbiamo consumato enormemente la nostra terra e non abbiamo sviluppato la base sociale. Il difetto di crescita, ecco il concetto di crescita, che non è solo economica, difetto di diritti, difetto di uguaglianze, PIL, tutto concentrato sul PIL, crescita economica e non sul FIL. PIL è il prodotto interno lordo, FIL è felicità interna lorda, dove l'economia è solo una parte. Con un'ONU debole che non riesce a intervenire, non ha potere. Consumare meno per raggiungere la sostenibilità ambientale? Punto interrogativo. Secondo, consumare di più per combattere la povertà e la disoccupazione? Punto interrogativo. Fra questi due estremi cosa dobbiamo fare? La risposta di Tim Jackson nel 2009 è, ecco da dove viene questa parola, dematerializzare il PIL. Cosa significa? Ecco qui un altro, Thomas Jilovich, nel 2015. Noi ci abituiamo a nuovi oggetti ai nuovi oggetti che possediamo. Guardate cosa significa la crescita economica, il consumismo. Significa entropia. Perché ciò che prima sembrava nuovo ed eccitante, provate a guardare all'esperienza di ognuno di noi, diventa ben presto la normalità. Oh, c'ho la nuova macchina, e dopo un mese nessuno più la guarda e ne vogliamo un'altra. Ho un bellissimo oggetto, lo desidero, e dopo un mese il mio smartphone è superato, no? Continuiamo ad alzare l'asticella, i nuovi acquisti portano a nuove aspettative, non appena ci abituiamo al nuovo, cerchiamo qualcosa di meglio. E il possesso, per natura, favorisce i confronti. Compriamo una nuova auto e ne siamo entusiasti fino a quando un amico ne acquista una migliore, c'è sempre qualcuno che ne ha una migliore. Ecco, il frutto di quelle 8 tappe che ci hanno portato a un sistema di conoscenze che ci rende ciechi, che ci ha fatto folli razionali, idioti sociali, il consumismo, che ha voluto dire entropia, consumo di energie della terra. E ci vorrebbe, se tutti volessero arrivare al nostro livello, ci vorrebbero ormai quasi due terre. E non è possibile. Cosa facciamo? Diminuiamo noi per far crescere il terzo mondo, o continuiamo a controllare il terzo mondo attraverso le armi in modo da garantirci uno stile di vita sfruttando metà della popolazione? No, metà, di più, perché il primo mondo è circa 1 miliardo, la popolazione è 8 miliardi.
Quindi un miliardo riuscirà, una volta vaccinato, a dominare gli altri 7 miliardi per garantirsi uno stile di vita? Domande immense. Ed ecco ancora la formula di Kaya, abbiamo visto F, abbiamo visto P, G, E, ecco F, P. L'efficienza energetica, creare valore economico producendo sempre meno inquinamento, no? Fonti rinnovabili, riciclo e materie seconde. Quali sono le materie seconde? La carta che utilizzo e che poi viene riciclata, questa è la materia seconda. Dobbiamo, e questo è un percorso, è un pezzo del percorso, l'efficienza energetica, nella quale si sta cercando di fare il possibile, anche le ultime leggi, si arriva al 110% di finanziamento se uno mette le cellule fotovoltaiche, i pannelli fotovoltaici, eccetera, eccetera. È uno dei passi. Dobbiamo arrivare ad una ricca sobrietà, cioè la sobrietà quella che ci aspetta, e l'abitudine e l'abituarci alla sobrietà considerando la ricchezza, perché dobbiamo rallentare l'entropia. Riconversione delle economie di tutto il mondo? Ebbene, la risposta è sì. E in che modo? Dematerializzando il PIL verso il FIL, dal prodotto interno lordo alla felicità interna lorda. E qui abbiamo, c'è uno stato che è il Bhutan, che assieme al PIL ogni anno calcola il FIL. Il Bhutan, questo piccolo stato là nell'Himalaya, sta cercando di realizzare la dematerializzazione. Ma è un piccolo stato, cos'è rispetto a tutto il mondo? Ora, guardate, voi conoscete la teoria delle catastrofi di René Thom e la teoria dei sistemi dissipativi di Pigogine. Bene. Cosa ci dice la teoria delle catastrofi e cosa ci dice la teoria dei sistemi dissipativi? Guardate questa pentola, l'ho presa trasparente per vedere quel che succede dentro. Vedete, quando noi facciamo bollire l'acqua, il calore, e a un certo punto cominciamo a vedere delle bollicine che si crescono, salgono, e viene il momento in cui di colpo questo insieme di bollicine diventa un tramestio, cioè comincia a bollire. Arriviamo a 100 gradi, bolle. Ma tutto il percorso precedente è un percorso lento. Il momento del bollore è un attimo. E da quel momento noi diciamo bolle. Bene, la teoria delle catastrofi e la teoria dei sistemi dissipativi ci dice esattamente questo. Cioè l'arrivare a un punto di saturazione dove non c'è più via di ritorno è qualcosa che avviene lentamente. Sono 200.000 anni che l'uomo lavora su questa terra e nel 1945 ha creato la bomba atomica, di colpo ha avuto in mano la capacità di distruggere. E dalla 12.000 anni rispetto a 200.000 anni, inventando l'agricoltura, ha messo in atto tutto un percorso che poi nel 1700 è arrivato alla prima rivoluzione industriale e oggi con la pandemia siamo arrivati al bollore. Ecco che l'acqua di colpo bolle. La teoria delle catastrofi ci dice questo: attenzione, viene il momento in cui non c'è più via di ritorno. E chi studia queste cose ci dice che oggi, nel 2021, abbiamo all'incirca 10 anni. Se in questi 10 anni non rallentiamo l'entropia, sarà un problema. Che fare? Ecco ancora, di fronte a tutte queste cose, la responsabilità di dire, di dare delle indicazioni è enorme, è pesantissima, e cerco di dare delle risposte. Allora, noi siamo arrivati, uno dei prodotti splendidi
di tutto questo percorso di 200.000 anni è la democrazia. Che cos'è la democrazia? È la consapevolezza che tutti siamo diversi, che tutti abbiamo storie diverse e se vogliamo stare assieme dobbiamo confrontarci, parlarci, accettare le diversità, destra, sinistra, centro, tutti, e fissiamo delle leggi per cui riflettiamo, arriviamo, per un po' uno porta avanti qualcosa, poi se la gente è contenta, bene, altrimenti la gente vota qualcun altro. Questa è una tappa enorme, incredibilmente grande, ma anche degli enormi problemi. Voi pensate che anche soltanto a quei due elementi che vi dicevo quando io facevo la specializzazione in politica economica, i monopoli e le diseconomie esterne. È chiaro che oggi in particolare con la iperdigitalizzazione, il potere è facile che venga centrato in poche mani e quindi la democrazia è in continuo rischio, è un prodotto splendido ma con tanti problemi e oggi è in crisi. Allora abbiamo due strade per coltivare e allevare questa cosa splendida che è la democrazia, che accetta il modo di vedere di tutti e rifiuta soltanto chi non accetta di discutere, cioè gli assolutismi. Gli assolutismi fanno a cozzo, cozzano con la democrazia. Tutti dobbiamo discutere, possiamo mettere da parte e controllare soltanto chi non accetta di discutere. Questa è la legge della democrazia. Bene, possiamo agire dall'alto verso il basso, top down, o dal basso verso l'altro. Vedremo brevemente dall'alto cosa si può fare, ma poi a noi interessa dal basso, noi siamo il basso, come possiamo muoverci? Bene, top down. Bisognerebbe riconvertire le economie di tutti gli stati, primo mondo, secondo, terzo, quarto mondo. Sapete quanto questo può essere difficile. Gli accordi di Parigi nel 2015 ci hanno tentato per quanto riguarda il clima. Le resistenze delle lobby, le lobby delle energie fossili, le lobby del petrolio, le lobby del carbone sono enormi. E pongono enormi resistenze. Avete visto Trump che ha cancellato gli accordi di Parigi. Oggi Biden si riallinea agli accordi di Parigi, ma dobbiamo aver fretta. C'è un secondo enorme problema, lo sguardo corto e continuo, e la politica purtroppo ha questo enorme, enorme neo. Lo sguardo corto, continuo sguardo alla sensibilità degli elettori, no? Continuamente ricerche per capire cosa dicono, cosa vogliono che io dica, no? Ma non è questo che ci serve avere idee chiare per rallentare l'entropia. Il top down ha un compito enorme, è un compito e noi dobbiamo semplicemente, possiamo soltanto guardare e cercare quando dobbiamo votare di votare chi ci sembra che abbia lo sguardo più lungo. L'ONU cerca di fare qualcosa. Ecco, questo è il quadro degli obiettivi che l'ONU pone per lo sviluppo sostenibile. Qui ve li ho riscritti, no? Povertà, bisogna lavorare sulla povertà, la fame, la salute, la scuola, parità di genere, acqua, energia pulita, li vedete tutti qua. Dobbiamo lavorare sulle diseconomie esterne, dobbiamo lavorare sui grandi monopoli, dobbiamo coordinarsi, ma il problema è proprio qua. L'ONU, no? E lo vedete qui. Qui è l'entrata dell'ONU con tutte le bandiere, dovrebbe essere un governo mondiale, abbiamo bisogno oggi di qualcosa del genere, ma non ce l'abbiamo. Abbiamo due grandi limiti,
la trappola della centratura sul consenso a breve di tutti questi paesi e la trappola del non coordinamento e dei veti. Voi sapete che l'ONU è impotente. Ci sono 5 stati che hanno diritto di veto. Questa non è democrazia. Questa è la negazione della democrazia. Stati Uniti, Russia, Cina, Inghilterra, Francia, qualunque cosa che vada a toccare i loro interessi, pongono il veto e quindi qualunque risoluzione dell'ONU viene cancellata. Ecco un enorme limite. Cosa possiamo fare noi? Nel 1932 il carteggio Einstein-Freud ci dice questo enorme rischio che abbiamo, ci dicono Einstein e Freud, abbiamo bisogno, allora non c'era l'ONU, c'era la Società delle Nazioni, no? Che adesso è diventata l'ONU, abbiamo bisogno di un governo mondiale, ci dicono, Einstein dice, ma un governo mondiale, questa è la soluzione. E scrive a Freud e vuole il parere di Freud e Freud gli risponde, sì ci vuole un governo mondiale, ma c'è un enorme problema. Ricordate la legge che abbiamo visto, Eros e Thanatos, la coazione a ripetere. Freud dice ad Einstein, caro Albert, c'è Thanatos, finché non riusciremo ad educare le persone, a controllare gli istinti che portano a Thanatos, avremo sempre dei dominatori e degli schiavi. Avremo sempre qualcuno che cerca di schiacciare gli altri. Questa è la conclusione di Freud in risposta ad Einstein. E l'ONU purtroppo oggi ne avremmo un enorme bisogno, ma non ci siamo. E allora, detto tutto questo, per quanto riguarda i nostri grandi, quelli che noi eleggiamo, quelli che ci rappresentano, speriamo. Noi non abbiamo grande potere se non nel momento in cui votiamo, nel momento in cui facciamo delle dimostrazioni. Cosa possiamo fare noi dal basso? Allora, se qualcuno di noi è un imprenditore, imprese responsabili, quindi che pensino alle diseconomie esterne, cioè che quindi non producano diseconomie esterne, qualità ambientale, qualità sociale nel rapporto di lavoro, non l'uomo, la donna, strumenti di lavoro, ma persone, stili di vita. Dobbiamo votare col portafoglio, cioè le cose che le aziende comprano, le cose che le aziende scelgono, i modi di produzione, vadano col portafoglio a comprare e a utilizzare strumenti che rispettino l'ambiente, che rispettino le persone, che rispettino uno stile di vita che non faccia continuamente crescere il secondo principio della termodinamica, il principio dell'entropia. E per noi, se non siamo imprenditori, cittadinanza attiva. Il nostro stile di vita, votare col portafoglio, vuol dire andare nel negozio e vedere da dove viene quella roba, guardare da dove proviene, guardare se quelle aziende sono attente all'ambiente, responsabilità ambientale, informarsi per un consumo responsabile e coordinarsi. Ci sono tante associazioni alle quali possiamo fare riferimento. Cosa vuol dire votare col portafoglio? Ecco, abbiamo parlato, e voi conoscete il Friday for Future, no? Il clima, la nostra svedese, la nostra Greta, no? Che ha inventato il Friday for Future. Adesso votare col portafoglio significa aggiungere al Friday for Future il Saturday for Future. Il Saturday è il sabato, il giorno in cui si va a fare la spesa. Votare col portafoglio chiedendosi cosa sto comprando. Le aziende che producono questo cosa fanno? Aumentano l'entropia oppure sono sensibili? E andiamo a vedere la formula, la vedete? Pi greco sta per le persone che votano col portafoglio.
B è l'effetto politico. È chiaro che se sono tante le persone che votano col portafoglio, le grandi aziende cambiano il loro modo di produrre, no? La Nestlé, la Monsanto, eccetera, sono estremamente sensibili a vedere se i loro prodotti vanno o no. E se cominciano a vedere anche che diminuiscono di poco le loro vendite, immediatamente si chiedono perché e cercano di cambiare, perché è il loro interesse modificare. E voi vedete, c'è un effetto politico del voto col portafoglio. Quindi le persone che votano, più l'effetto politico, più ha. È chiaro che se io vado e mi rendo conto che compro cose di aziende che non rispettano l'ambiente, che non rispettano le persone, è chiaro che sto male, no? Se ci penso. Se invece sono consapevole che vado all'ecosolidale, che vedo che sto attento alle cose che compro e sono soddisfatto, magari pago un po' di più, ma sono soddisfatto, quel pagare un po' di più mi compensa. Ecco, tutto questo, c'è il problema del prezzo. C è il prezzo del prodotto non sostenibile. Se C è basso, è chiaro che se io prendo delle mele che sono state prodotte nel rispetto dell'ambiente e le pago un euro, e se compro delle mele invece che sono state prodotte con l'agricoltura intensiva e le pago 70 centesimi, io sono portato a pagare 70 centesimi. Ma se la mia soddisfazione interiore nel pagare un euro perché so che do contributo all'ambiente è grande, ecco che quel C conta poco per me. Allora il voto col portafoglio significa stare molto attenti e coltivare la soddisfazione di lavorare per un rallentamento dell'entropia. È la soddisfazione interiore. Io parlo di psico, socio, biologia, no? Tutte queste scienze vanno messe assieme. Amartya Sen, proprio giovedì scorso, se qualcuno di voi ha comprato la stampa, c'era un articolo di Amartya Sen che diceva: studiare, i libri sono un allenamento contro la pandemia. Quale pandemia? La pandemia dell'autoritarismo. La pandemia di chi vuol farci comprare quello che vogliono loro, quello che fa comodo alle multinazionali. Leggere, studiare, informarsi, no? E qui è davvero, c'è una cosa incredibile. Vi ho messo qua sotto tre libri classici. Allora, quando qualcuno mi chiede quanti siete voi a casa, io dico: beh, sono io, mia moglie Marilena, e poi con me ci sono circa 2000 amici. Come? Sì, a casa mia ci sono circa 2000 amici. Ho calcolato che abbiamo circa 2000 libri. Sono degli amici splendidi. Voi pensate, gli amici sono preziosissimi, gli amici umani, ma pensate a quante cose avete imparato dai libri, che non avreste mai imparato dagli amici. No? Ecco che anche i libri. A casa mia ho 2000 amici e questo ci permette di essere consapevoli, di coltivare quella soddisfazione interiore di cui parlavo nel nostro agire. Perché qui cito Le Bon, Psicologia delle folle? Perché chi ha in mano le redini delle società, chi ha in mano le redini delle grandi aziende, chi ha in mano le redini degli stati, delle banche, guardate che conosce molto bene la psicologia e la sociologia. La Psicologia delle folle, che è un libro classico del 1895, di cui tutti gli altri sono un seguito, era sul comodino di Hitler e sul comodino di Mussolini, che continuamente consultavano la Psicologia delle folle. Chi ci governa è molto attento alla psicologia, ma non si preoccupa di coltivare la psicologia nei ragazzi per renderli consapevoli e meno manipolabili. Freud, Psicologia delle masse, analisi dell'io.
siamo nel 21, un altro libro fondamentale per capire cosa fare, come muoversi. E Bernays è un altro libro, Propaganda, no? Che applica tutto questo. Bernays era un nipote di Freud, scrive questo libro, no, proprio utilizzando tutto quello che Freud aveva scoperto. La soddisfazione interiore può venire soltanto attraverso lo studio, la cultura, la consapevolezza. Bene, allora diciamo che abbiamo la possibilità di fare questo percorso, di metterci in cammino. La linea del commercio equo solidale, la linea dell'altro consumo, ma attenzione al green e social washing. Voi vi sarete accorti che tante pubblicità adesso puntano sul rispetto dell'ambiente, ma attenzione, cercano di lavare i loro prodotti dicendo che sono green, che sono social. Facciamo molta attenzione a questo tipo di manipolazione, informiamoci. L'Oxfam è una grande società di volontariato, e se voi andate su internet, sul sito di Oxfam, c'è proprio un'iniziativa che è Scopri il marchio, e andate a vedere i marchi che voi comprate, e Oxfam ha fatto tutto uno studio sui marchi per dire se rispettano l'ambiente, se rispettano le persone nel produrre tutto questo. Oxfam, linea Scopri il marchio, andate su internet. Poi c'è la banca etica, costa un po' di più, ma vale la pena se ce l'avete. A Sassari c'è, purtroppo ad Alghero non c'è, c'è a Milano, c'è in varie città, è arrivata anche a Sassari. Magari costa un po' di più, ma lavora soltanto con prodotti etici. La linea dei fondi di investimento etici che la banca etica dà. Adesso le banche cominciano a fare anche la linea dei prodotti etici, ma attenzione al green e social washing. Nuove società di rating etiche, anche qui sta crescendo, cioè il mondo si sta muovendo. Le materie secondo, c'è tutto il tema del riciclaggio. Possiamo fare molto. E qui vi ricordo la frase del nostro Gandhi: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. È quello che noi possiamo fare dal basso verso l'alto. E c'è un allarme antropologico. L'antropologia ci dice, voi sapete che più del 99% delle specie che sono vissute su questa terra nei 3,8 miliardi di anni da quando è nata la vita, più del 99% delle specie, ce lo dice la geologia, si sono estinte, e anche noi ci estingueremo, no? E tutta la vita finirà comunque, ma noi ci estingueremo molto prima. Bene, quando una popolazione aumenta oltre la capacità del proprio habitat, e noi lo stiamo facendo, vedete l'impronta ecologica, ha due possibilità: o decrescere, decrescita materiale, quindi finirla col PIL, col solo PIL, con la sola economia intesa come denaro, decrescita materiale, crescita immateriale, dematerializzazione, per rallentare l'entropia. Dobbiamo diminuire quel piedone che ormai è oltre le capacità della Terra. Se si fa questo, si riesce a rallentare l'entropia e a rallentare la nostra fine. Secondo, se non si fa questo, l'estinzione. Scienza e tecnologia hanno aumentato l'entropia e ora cercano di rallentarla, ma senza dematerializzazione non ce la faremo. Dopo il Covid dematerializzeremo? Un enorme punto di interrogativo. Noi possiamo dire: proviamo a farlo, altrimenti ci sarà un'autospremitura sadomaso di questo mondo, e noi non la vogliamo. Dematerializzare i nostri comportamenti è fondamentale. E qui vi ho indicato dei libri classici, ma vi indico anche due libri appena usciti, uno di Becchetti, l'altro di Vinays.